presentazione abbiamo fatto è del 1 febbraio. Avevamo chiesto in quel giorno all'assessore Pizzini se quella graduatoria si poteva sbloccare. Ci fu risposto che quella graduatoria non si sarebbe sbloccata, non si sarebbe mossa, perché erano state già assunte negli ultimi 3 anni una quantità sufficiente di osse. Allora noi replicammo, ma perché fare un concorso? Perché fare un concorso dove avevano partecipato 9.000 persone, più di 2.000 erano quelle che erano risultate idonee e ad oggi soltanto 300 di quelle 2.000 erano state chiamate. Tenete conto che per partecipare a quel concorso le persone si erano impegnate, hanno studiato, hanno sacrificato proprio tempo, tempo tolto alla famiglia, hanno pagato anche 15 euro di bollettino per partecipare al concorso. Finalmente, dopo mesi di sollecitazioni, interrogazioni, mozioni, abbiamo fatto conferenze stampa sul tema delle OSS, oggi, grazie a Forza Italia, l'assessore, rispondendo all'ennesima interrogazione di Forza Italia, è venuto in aula dicendo che presso la conferenza delle regioni si è mosso qualcosa, i presidenti, tutti i presidenti di regioni, compresi quelli di centrodestra, ma anche il nostro presidente Giani ha sollecitato il governo affinché le graduatorie che riguardano il comparto del settore sanitario, compreso quindi la graduatoria OSS, potrebbero avere una proroga di 1 anno. Questa notizia è una notizia positiva, certo non è una notizia finale, non diciamo che abbiamo vinto la nostra battaglia, diciamo semplicemente che siamo contenti di aver fatto cambiare idea alla Giunta Giani, all'assessore Bezzini e al Partito Democratico. In un primo momento ci era stato detto che la graduatoria andava bene così, che non ci sarebbe stata la proroga, oggi scopriamo, grazie a Forza Italia, grazie al nostro impegno, che su quella graduatoria invece il governatore Giani ha chiesto una proroga di 1 anno, insieme a tutte le altre regioni. Questo non basta, perché da oggi comincia un percorso diverso, noi continueremo a sollecitare naturalmente i nostri parlamentari, il Ministro della Salute, affinché ci sia una proroga perlomeno di 1 anno. Noi chiediamo 2 anni, ma perlomeno di 1 anno per tutte le graduatorie che riguardano il comparto della sanità regionale. Questa è una prima buona notizia per le oltre 2.000 persone che sono risultate idonee a quel concorso. Non ci fermeremo qui, continueremo la nostra azione. Lo ripeto, siamo contenti che da una forza di opposizione sia arrivata una sollecitazione all'assessore Bezzini e che grazie all'impegno di Forza Italia l'assessore Bezzini abbia cambiato idea. Tra l'altro l'impegno sullo scorrimento della graduatoria risiede negli atti proposti da tanti gruppi politici, sia di maggioranza che di minoranza, e quindi ne discuteremo anche nelle prossime ore. Ma l'assessore ha ribadito il concetto, cioè la possibilità di scorrere la graduatoria o comunque di mantenere in vigenza la graduatoria oltre i 2 anni consentiti attualmente dalla legge spetta a livello nazionale, che deve appunto intervenire su una norma, prorogando di almeno 1 anno, richiesta che la Toscana ha già avanzato e che è stata fatta proprio anche dalle altre regioni. Dopodiché chiaramente c'è tutto un lavoro che riguarda vincoli che risiedono ancora sul livello nazionale rispetto ai tetti di spesa e anche ai numeri assunzionali che ancora oggi risaliamo al governo Berlusconi e al ministro Brunetta sono stati posti rispetto a un limite economico che risale addirittura al 2004. Quindi l'impegno della Toscana è forte, di tutta la Giunta, per eliminare questi tetti che ancora esistono e che chiaramente incidono sulla graduatoria per gli OSS come sulla possibilità di ulteriori assunzioni di personale, ma da qui devo dire l'assessore ha ribadito che il lavoro è in corso e che anche nelle prossime conversioni dei decreti legge giacenti in Parlamento forse potremo confidare in una soluzione al problema. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano. E si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che sono e si sono acuite con il Covid, però permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva. E questo, a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari. E poco importa che in questo momento e solo in questo momento la Giunta regionale invochi un intervento del governo, perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi, quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali,
numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di OS, la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona, Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa, vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa, unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione, e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Lo ricordo, il bilancio della regione, che è di circa 13 miliardi di euro ogni anno, quasi all'80%, dal 70 all'80%, è destinato alla sanità. Si parla ancora così poco di prevenzione e di tutela anche della salute e della sanità, che non sono accettabili spostamenti simili se non sono attentamente mirati, soprattutto se non sono cause davvero di emergenze. La sanità toscana è in emergenza da sempre, da troppi anni. Sì, è un intervento importante, perché con questa variazione noi riusciamo a chiudere il bilancio 2022, che quindi così è completamente coperto. Ovviamente questa variazione ci ricorda nuovamente che vi è un problema che non è della Toscana ma è nazionale, e che anche i media stanno affrontando finalmente in maniera adeguata, e cioè sul finanziamento del sistema sanitario nazionale. L'Italia finanzia circa il 6,3% del PIL il sistema sanitario nazionale, contro il 9,8 di Germania, di Francia, contro il 7,5 della Gran Bretagna. Vuol dire cioè che noi avremmo bisogno a livello nazionale di 40 miliardi in più sul fondo sanitario se volessimo essere al pari di Germania e Francia, o almeno 20 se volessimo essere al pari dell'Inghilterra. Questo è il vero tema che noi abbiamo di fronte, altrimenti le regioni saranno sempre costrette a dover fare variazioni, adeguamenti, ma che tentano di mettere una toppa rispetto al grande problema che è un vero finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Sì, una variazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità, che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana, che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità, che non serviva aumentare le tasse. Su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito, io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse aumentare addizionale IRPEF, che le risorse si potessero trovare. Oggi queste risorse vengono trovate, la sanità dimostra ancora una volta, a fatica, quello è vero, ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti, ma questo lo trova perché ovviamente erga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare, soprattutto rispetto all'assistenza dei territori, ad alcune risposte rispetto alle liste d'attesa e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare come Italia Viva, ma intanto soddisfazione di una maggioranza che trova la compattezza in questa manovra di bilancio. Una valutazione pessima, nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della Regione Toscana in ambito sanitario, mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario, rispetto alla quale la Regione Toscana riesce a metterci una pezza, cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana, chiaramente di quel fondo ne viene una quota parte anche alla Regione Toscana, e così riesce la Regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni. Danni che sono sotto gli occhi di tutti. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, cioè un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto. Quindi quando l'assessore Pezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per far cosa? Per fare il 2000esimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità, o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa. Inutile che ci vengano a dire in aula noi facciamo debito perché fermiamo prestazioni. Non è vero. Voi fate debito perché accontentate i vostri amici, sempre più dei vostri amici, perché create in continuazione i posti dirigenziali anziché dare prestazioni. È vero l'esatto contrario, tant'è che la Corte dei Conti
ha svelato il bluff delle liste d'attesa, della gestione delle liste d'attesa, perché evidentemente le persone non riescono non soltanto ad avere la visita o avere la prestazione sanitaria, ma nemmeno a prenotarla perché le liste sono bloccate. Quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Come vengono selezionati i primari e i dirigenti medici? Anche questo è sotto gli occhi di tutti. Ahimè, è sotto gli occhi della magistratura. Non ci fa piacere, pur stando all'opposizione, che due dei quattro direttori generali delle aziende universitarie ospedaliere toscane siano stati spazzati via dalle inchieste della magistratura, rispetto alle quali anche il governatore Gianni non ha potuto che prenderne atto. Careggi e Maier, quindi 2000 primari, uno ogni 10 posti letto in Toscana, selezionati con selezioni che sono attenzionate alla magistratura. Un sistema disastroso al quale noi vogliamo fornire un'alternativa. Direi che più dedicata alla sanità, dedicata a uno storno per fare chiarezza e dei conti della sanità e un po' mettere le mani avanti, perché ancora alcune difficoltà permangono. 46 milioni circa di storno, di cui una gran parte dai patronage delle aziende sanitarie e un'altra parte più piccola dei fondi di riserva. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari. Sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che veramente confronto tra le parti. Noi ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Naturalmente una valutazione negativa, anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di 500 milioni di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi, ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria, noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica. La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione. Io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione. Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo, seppur legittimo, naturalmente non può però determinare un nuovo ammontare di risorse destinate alla Toscana, che però non vengano destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante. Questo in 2 anni e mezzo noi non l'abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante. €47 milioni che dal bilancio ordinario, quindi senza nessun gravame sui cittadini di ordine tariffario o di ordine fiscale, ma semplicemente come redistribuzione delle risorse del bilancio ordinario della Regione, mettiamo per chiudere il bilancio del 2022 sulla sanità. Quindi un esito a buon fine, anche perché in realtà sono €47 milioni che noi anticipiamo, perché li dobbiamo avere. Sono i rallentamenti burocratici, da un lato del Ministero del Lavoro, dall'altro del Ministero che si riferisce alla Protezione Civile, che ancora non hanno dato soldi dovuti alla Regione, il primo per €35 milioni, il secondo per €12 milioni. E conseguentemente noi li anticipiamo per poter definire la chiusura formale del bilancio. Rispetto a tutti i cataclismi che si erano prospettati, ecco che vedete come in realtà la gestione della sanità in Toscana è ottima, è una gestione da un punto di vista
vista economico-finanziario, che fa tornare i conti, anche se vorremmo più risorse dallo Stato, perché per assumere medici, infermieri, acquistare tecnologie e materiali di avanguardia non bastano certo i 7 miliardi e 530 milioni del piano sanitario nazionale che si articola nei piani sanitari regionali. Ogni anno noi dobbiamo arrivare a mettere fra i 400 e 500 milioni dal bilancio ordinario o comunque dalle risorse che la regione si trova a amministrare. Lo facciamo volentieri perché crediamo nella sanità pubblica, ma insomma avremmo la necessità di avere più risorse dallo Stato centrale.